Vogliamo essere belli e giovani per sempre, ma tutto questo ha un costo in termini economici ed ambientali. Ciao a tutti ragazzi, io sono Alessandro Nicoletti, biologo marino e fondatore dell'associazione ecologista Keep the Planet. E oggi volevo parlarvi di un tema poco conosciuto, e cioè l'impatto ambientale del mondo della cosmetica. Quando pensiamo all'inquinamento, ci viene subito in mente il petrolio, le auto, gli scarichi industriali, la deforestazione, gli allevamenti intensivi, ma mai nessuno pensa all'industria dei cosmetici. Un'industria da 532 milioni di dollari l'anno, in un trend di continua crescita. Influencer, canali social, mass media, siamo inondati continuamente da messaggi di bellezza, di apparenza. Non vogliamo invecchiare e per questo spendiamo tonnellate di soldi, ma ignoriamo gli effetti sull'ambiente. Il primo danno ambientale, quello più visibile, quello più palese sotto gli occhi di tutti, è sicuramente quello legato alla produzione del packaging per il confezionamento dei prodotti. Prodotti che spesso vengono venduti in piccoli quantitativi per motivi di marketing e di profitto. Tubi, tubetti, tappi, contenitori dalle forme più assurde. L'industria della bellezza usa formati particolari che spesso non possono finire nella filiera del riciclaggio. Se nella bottiglia dello shampoo c'è scritto riciclabile, questo non significa che verrà fatto. L'industria cosmetica globale produce 120 miliardi di unità di imballaggio ogni anno e sono poche le aziende che aderiscono volentieri ai programmi di sostenibilità. Più costosa o complessa è la confezione del prodotto e più sarà difficile riciclarla. Spesso, sia in termini economici che energetici, conviene prima buttare direttamente la confezione piuttosto che avviare il processo di riciclaggio. Il problema dell'inquinamento plastico causato dall'industria della cura del corpo e della bellezza purtroppo non finisce qui, anzi, quello dello smaltimento delle confezioni è solo la punta dell'iceberg. C'è infatti un nemico molto più piccolo, molto più insidioso, e quel nemico si chiama microplastica. Poche persone sanno che all'interno di dentifrici, scrub per il corpo, creme, ci sono delle piccole sfere di plastica più piccole di un granello, che sono una delle componenti principali del brodo di microplastica, che purtroppo soffoca i nostri mari. Sembra incredibile, ma ci laviamo i denti con loro, ci sciacquiamo la faccia, ci laviamo i capelli, le microsfere sono praticamente ovunque. Sono così piccole che i filtri di depurazione dei trattamenti delle acque reflue urbane non riescono a trattenerle, con l'inevitabile fine che fanno tutte le sostanze che non riescono ad essere recuperate, e cioè vanno a finire in mare. Una delle cose più drammatiche di queste microsfere è che fungono da vere e proprie spugne dove molte sostanze tossiche aderiscono e si diffondono. Stiamo parlando di miliardi di palline microscopiche che ogni giorno finiscono nei nostri scarichi. Parliamo di oltre 5 trilioni di microsfere e la quantità continua a crescere ogni giorno. Fortunatamente, dopo anni, decenni di battaglie ambientaliste contro l'utilizzo indiscriminato di microsfere nei prodotti cosmetici, finalmente questa pratica è vietata dal gennaio 2020 qui in Europa. Tuttavia, questo non significa che il problema è stato risolto, perché nel mondo dell'industria della bellezza la contraffazione è molto elevata e tantissimi prodotti che arrivano da paesi extraeuropei continuano purtroppo ad utilizzare queste microsfere. Ora la domanda nasce spontanea: come facciamo noi, semplici consumatori, a capire se all'interno del prodotto che stiamo acquistando è presente microplastica? Bisogna leggere attentamente l'INCI, l'elenco degli ingredienti del prodotto. L'UNEP ha stilato una lista di prodotti che indicano la presenza di microplastiche, ovvero polietilene, polimetil metacrilate, nylon, PET, PP. Altro problema legato all'utilizzo di prodotti cosmetici è il rilascio delle sostanze chimiche contenute all'interno di questi prodotti. Esemplare è il caso delle creme solari, che al loro interno contengono l'ossibenzone, una sostanza killer per i coralli. Varie ricerche scientifiche hanno infatti dimostrato la relazione tra il rilascio di creme solari in mare e lo sbiancamento delle barriere coralline, uno degli ecosistemi marini più importanti per la salute degli oceani. Ogni volta che applichiamo la protezione solare, stiamo lentamente uccidendo la barriera corallina.
quello delle creme solari è solo uno degli esempi. Le tantissime sostanze dannose contenute specialmente nei prodotti più economici sono una delle minacce più serie per il mare e per la natura in generale. Purtroppo l'impatto ambientale nel mondo della cosmetica non finisce qui con il problema della plastica e della microplastica. Non possiamo infatti ignorare il problema dell'approvvigionamento delle materie prime, come ad esempio l'olio di palma, la vaniglia, il cacao e la mica, un minerale molto richiesto. Se l'olio di palma è strettamente correlato alla deforestazione selvaggia, un argomento a cui dedicherò ovviamente un video specifico, pochi forse sanno che la brillantezza e l'effetto lucente di rossetti, smalto per unghie e prodotti per capelli è dovuto alla presenza di mica, un minerale friabile di aspetto cristallino che in virtù delle sue proprietà luminose, termiche e chimiche è utilizzato non solo nell'industria della cosmetica, ma anche dalle vernici, dell'elettronica e delle automobili. Ancora più esiguo è il numero di persone che sanno che il 90% della produzione mondiale di mica proviene dall'India e spesso e volentieri in queste miniere viene sfruttato il lavoro minorile. Invece di andare a scuola, i bambini passano le loro giornate a sminuzzare le scaglie di mica, quando non si calano nei tunnel sotterranei per staccare le lastre e portarle in superficie. I bambini lavoratori non devono fare i conti solo con la fatica, ma anche con la polvere, che ne compromette i polmoni, e con gli incidenti, talvolta così gravi da provocare ferite e fratture mutilanti, se non la morte. Dietro alle bellissime modelle e modelli che girano intorno al mondo della bellezza e della cosmetica, si nasconde questo lato nascosto, che pochi conoscono. Noi consumatori abbiamo il grandissimo potere di poter influenzare le scelte delle principali aziende cosmetiche. Ci sono alcune aziende che dopo la pressione e l'opinione pubblica hanno finalmente iniziato a sviluppare prodotti innovativi che limitano le confezioni. Molto interessanti ad esempio sono lo sviluppo di shampoo solidi che non necessitano di contenitori inutili. Un'altra incoraggiante novità è data dalla mica sintetica prodotta in laboratorio. Importante inoltre scegliere aziende che si sono impegnate nella riqualificazione ambientale e che hanno un sistema di tracciamento per l'approvvigionamento delle materie prime. Lo so, non è sempre facile leggere e capire le etichette dei prodotti cosmetici. Tuttavia è un impegno che dobbiamo prenderci perché dobbiamo diventare dei consumatori consapevoli e fare pressione alle aziende cosmetiche, che così saranno forzate a ridurre il loro impatto ambientale. In un prossimo video vedremo nel dettaglio come noi semplici cittadini possiamo ridurre il consumo di cosmetici e quindi l'inquinamento legato ad essi. Per questo video oggi è tutto, spero che ti sia piaciuto. Se è stato il tuo gradimento, per favore condividilo, diffondi il messaggio e soprattutto iscriviti al canale di Keep the Planet. Grazie e al prossimo video!